Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: "Non hanno più vino". E Gesù rispose: "Che ho da fare con te, oh donna? Non è ancora giunta la mia ora". La madre dice ai servi: "Fate quello che vi dirà". Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna due o tre barili. E Gesù disse loro: "Riempite d'acqua le giare", e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: "Ora attingete e portatene al maestro di tavola", e gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: "Tutti servono da principio il vino buono e quando sono un po' brilli quello meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono". Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Siano lodati Gesù e Maria. Oggi è 24 maggio, fratelli e sorelle carissime, e come sapete si celebra la memoria di Santa Maria Ausiliatrice e stiamo appunto celebrando la Santa Messa in onore di Maria Vergine, aiuto dei cristiani, una messa che vi ricordo come ogni anno è nata per volontà del Papa Pio VII, quello che fu imprigionato da Napoleone, che voleva, tra le varie cose che si era messo in testa, ecco, distruggere la Chiesa, e che fu liberato a causa delle preghiere intense e soprattutto col Santo Rosario dei Romani il 24 maggio del 1814, poco prima che Napoleone andasse in rovina. Chissà se forse anche questo atto così grave agli occhi dell'Altissimo è stata una causa dell'accelerazione della sua debacle. Sapete che poi Napoleone sembra che si sia convertito prima di morire, dopo la vita così disordinata che aveva compiuto. E quindi il Papa volle appunto che fosse istituita questa festa, appunto con il titolo di Ausiliatrice, aiuto dei cristiani. Se si sta in difficoltà si deve invocare l'aiuto di Maria contro ogni tipo di male e contro ogni tipo di pericolo. La liturgia, questa messa propria, come abbiamo sentito nella prima lettura, presenta il grande segno della donna vestita di sole, tipo Apocalisse 12, nella sua lotta chiaramente vittoriosa contro il drago, contro il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e Satana che seduce tutta la terra. Ogni male, anche ogni persecuzione contro la Chiesa, come nel caso di Pio VII, noi sappiamo che viene dalla cattiveria e dalla furia del diavolo e per scampare dalle sue ire e dalle sue grinfie noi abbiamo bisogno dell'aiuto di Maria Santissima. Sapete che di questa festa era particolarmente devoto San Giovanni Bosco e tutto l'ordine salesiano, venera con particolare amore e devozione Santa Maria Ausiliatrice. Nel Vangelo si presenta chiaramente l'episodio delle nozze di Cana, dove si vede come l'intervento, l'intercessione di Maria fa scendere una grazia, come dire, addirittura non prevista, perché è evidente che dall'episodio del Vangelo non era ancora ora di giungere, di far arrivare i miracoli. La Madonna c'ha questi tre, è riuscita a fare queste tre cose che io sono contentissimo che le ha fatte, però mi sono sempre chiesto come ha fatto, perché l'incarnazione è avvenuta un po' di tempo, sicuramente prima del tempo, rispetto al computo delle profezie, con qualche anno di anticipo. I miracoli sono venuti prima del tempo, perché a quanto si capisce questo non doveva essere più un miracolo, è intervenuta la Madonna e là, diciamo, ottenuto dal Signore. Eppure la risurrezione è avvenuta un po' prima del tempo, perché Gesù nel Vangelo ha detto che doveva stare 3 giorni e 3 notti sottoterra, come Giona nel ventre del pesce, però non c'è stato 3 giorni, ma non 3 giorni e 3 notti, perché è risorto il terzo giorno, ma dal pomeriggio di venerdì all'alba della domenica non sono 3 giorni e 3 notti. Quindi questo fa capire quanto è potente l'intercessione di Maria, quanto può presso il cuore dell'Altissimo. È inutile su queste cose non si mette a fare
come, dove, quando e perché. Questi sono dati oggettivi che fanno quindi comprendere veramente l'amore immenso che il Signore ha verso questa creatura, fino al punto, secondo il nostro modo di pensare, ovviamente, è chiaro che qualche spiegazione sopra la nostra ci sta, addirittura rettifica in meglio i suoi progetti per andare incontro ai desideri della Vergine Santissima. Questo è quanto appare, quindi capite se viviamo in amicizia con Maria, se Maria è il nostro amico, è la nostra amica, è il nostro aiuto, le grazie che arrivano dal cielo sono sempre grandi, copiose e numerose. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre, sempre, sempre.